Digimon alla porta e benvenuti in questo nuovo video acquisti. Piccola premessa inizio video. Probabilmente i video acquisto ne farò sempre meno per via di tutte le restrizioni che sono state imposte. E come ho detto su Instagram, quindi se non mi seguite andate a farlo subito, link in descrizione. Sono in zona rossa. Non è permesso in teoria uscire di casa e andare in giro come se fosse una situazione normale, quindi cerco di stare in casa il più possibile, anche se comunque ogni tanto mi toccherà uscire a fare la spesa, perché fare le scorte non serve. Stando comunque attenta alle persone per evitare ulteriori contagi, anche perché non sappiamo se abbiamo il virus nelle prime 2 settimane, quindi tutti potremmo essere infetti. Plot twist. Bando alle ciance, andiamo avanti. Dopo questa piccola premessa, questo video acquisti, come avete visto dal titolo, è solo a tema Pokémon. Dopo tanto tempo ho acquistato qualcosa di Pokémon. Prima di continuare, se ancora non l'hai fatto, iscriviti al canale, lascia un mi piace o un commento, ma soprattutto seguimi su Instagram, c'è il link in descrizione come in ogni video, soprattutto se ti piacciono i miei video. Iniziamo subito, probabilmente sarà un video un po' cortino perché non neanche ne ho fatti tantissimi, però se mi seguite su Instagram, come avete visto, uno degli acquisti è stato la tine di Grookey, Rillaboom, chiamatela come volete, non lo so, qui c'è lui piccolo e qui c'è lui grande, quindi questa qui, che tra l'altro questa carta V mi piace un sacco, anche se lui non è stato il mio starter in Pokémon Scudo e Spada, mi piace tantissimo. Tra l'altro forse quello che mi piace di più è i capelli, non stanno, ma vabbè. E questo è stato uno degli acquisti di questo weekend, ma non c'è stato solo lui, perché abbiamo anche la tin di Cinderace, sì, penso si dica così, che è stato il mio starter in Pokémon Scudo e Spada e mi sono pentita amaramente perché la versione finale è proprio brutta, non mi piace. E questa era l'ultima tin che mi mancava in collezione, tra virgolette, perché alla fine Rillaboom e Sobble, che adesso l'ultima non mi viene il nome, sono di Boris, me le acciulate, le volevo io, ma me le acciulate. E io allora ho preso questa qui, che era l'ultima che ci mancava. Così li abbiamo tutti e tre e speriamo che esca tanta roba buona da qui dentro. Perché sì, un po' di fortuna ci vuole. Ma sono soprattutto bellissime. Cioè, tutto il design, questo, cioè tutto il fuoco, si sono superati con queste tine. Mi piacciono veramente tanto. Tra l'altro, in quella di Rillaboom c'è la foglia e in quello d'acqua ci sarà l'acqua dietro, che adesso non ho a portata di mano. È veramente veramente bella e non vedo l'ora di aprirla. Ma quello non è stato l'unico acquisto. Come sapete, in questa settimana, cioè in quella passata, non questa, sono uscite le nuove Pokéball, le tin, e ovviamente io, possedendo le due, come potevo non prendere la Ultra Ball e ovviamente un'altra che è la Sub Ball. Sono fantastiche. Aspetta. Oh sì. Oh, sì. Sono fantastiche, sono veramente belle. Sono un po' fragili, infatti io non le ho prese da GameStop come si può pensare, perché da GameStop la maggior parte sono tutte rotte, sono tutte ammaccate, sono schifo. Devono essere tonde perfette. Adesso una l'appoggio perché non ce la faccio. Quindi io le ho prese al Toys e le ho pagate 17 euro più o meno, che ovviamente se a voi non interessa avere comunque la sfera, non vi conviene prendere assolutamente queste tin, perché hanno solo 3 buste all'interno e una monetina. Ovviamente se vi interessa collezionare le monetine come a me e avere anche le Pokéball, perché sono bellissime, sono in metallo, sono fantastiche, allora sì. Però per 17 euro, ecco appunto, vi consiglierei più una tin, perché conviene assolutamente di più e c'è comunque una V assicurata. Qui no. Però comunque la Sobble quanto è bella. Raga, è bellissima. Io ancora non le ho aperte perché probabilmente ci farò un video qui su YouTube o su Instagram, però sono veramente belle. Ne possiedo già due, possiedo la Mega Ball e la Premier Ball, mi mancano la Poké Ball, la Chic Ball e la Velox Ball. Prima o poi le prenderò perché ormai immagino che la compagnia di Pokémon le faccia tutte, perché a sto punto, cioè, non puoi non fare la Master Ball, cioè devi farla la Master Ball a questo punto. Mi ero dimenticata di dirlo, questa tin qui. Queste tre tin, cioè ovvero di questa collezione qui, questa l'ho pagata 26 euro sempre al Toys, mentre al Game Life ho visto che sta a 28. Per 28 euro vi direi di non prendere la tin, ma di prendere una box comunque, qualcosa che vi offre un po' di più, perché di solito le tin dovrebbero stare sui 24 euro. 28 è tanto, e già 26, però già che c'era, ho saputo, ho acquistato tutto in blocco. Non sono andata a girare altri negozi. Da GameStop non ne ho idea perché non ci sono passata e sinceramente non le ho neanche viste. Quindi
Dicevo, dovevo averle e sono fantastiche. Se vi piacciono, questa è davvero assolutamente perché è la più bella che hanno fatto finora. È veramente, veramente bella e non vedo l'ora di aprirle. Stando attenti a non ammaccarle, perché purtroppo il difetto di queste Pokéball, essendo in metallo, penso alluminio, si ammaccano con niente. Appena cadono, prendono una botta, anche solo nel sacchetto si ammaccano. A me, ad esempio, non mi piacerebbe averne una ammaccata. Quindi, se andate ad acquistarle, controllate bene il fuori, perché da GameStop molte volte ho visto che sono ammaccate. Infatti, non ho preso le Chic Ball proprio per quel motivo lì, perché erano tutte ammaccate, non mi piacevano. E non ha neanche comunque senso avere una Pokéball ammaccata. Siamo già arrivati alla fine. Non sono più abituata a fare video. E l'ultimo acquisto che ho fatto sempre al Toys, perché tutti questi li ho fatti al Toys, giustamente, che era in sconto, quindi se è ancora in sconto e ancora non l'avete presa, vi consiglio vivamente di andarci. È la box di Generazioni, che la volevo tantissimo, la tenevo d'occhio da un botto di tempo. È enorme, fantastica. C'ha 6 buste all'interno, un poster, la jumbo, le due promo ed è bellissima. Ed è enorme, cioè, è molto enorme. Non la vorrei neanche aprire, sinceramente, però la aprirò. Cioè, è proprio bella da tenerla lì, in esposizione. In realtà tutte le box sono belle da tenerle ferme, ecco. Però dai, dopo ti dispiace perché cosa le tieni a fare? Cioè, devi aprirle. Questa qui costa di listino 60 € e al Toys in questo momento è scontata di ben 20 €, quindi l'ho pagata 40. Praticamente come una box piccolina. E ci ho risparmiato 20 € con appunto che ci ho acquistato quella roba lì. Quindi se ancora questa non l'avete acquistata, la volete acquistare perché vi piace poco, vi piace spacchettare oppure solo per tenerla in collezione, in questo momento è scontata. Io l'ho acquistata sabato, quindi penso che ancora per questa settimana lo sconto ci sia. E nel caso correte a prenderla perché ne vale veramente la pena, soprattutto anche per il poster e tutto. Infatti anche questa la aprirò qui sul canale, spero di trovarci tanta bella rubina dentro. E questi qui sono gli unici acquisti che ho fatto questo weekend, questa settimana, appunto per tutto il casino che sta succedendo in questi giorni, che adesso non starò a parlare perché ci sono un sacco di video che ne parlano e affrontano l'argomento in modo molto più serio, eccetera, eccetera. E ho fatto solo acquisti Pokémon. In totale, comunque, ho speso meno di quello che avrei dovuto spendere perché, appunto, questa era scontata e la volevo da tantissimo tempo. Uno sconto comunque di 20 € rispetto ai soliti 10 € che fanno sulle box piccole come quella di Trevenant, quella di Halloween che era scontata a 20 € invece di 30. Ho preferito acquistare questa qui perché era grossa. Oltre, ovviamente, alle Pokéball, la Ultra Ball e la Subball che vanno a Aruba, infatti era pieno di Ultra Ball e c'erano solo 2 Soul Ball disponibili. Se la volete andate a prenderla instant questa perché andrà a Aruba. Ma proprio perché è bella e chi colleziona ovviamente ne vorrà una o due in collezione, una per aprirla e una per tenerla sigillata. Io sono quel genere di persona che sì, colleziono, però comunque apro. Non ha senso secondo me tenere una copia sigillata perché ok, nel tempo potrebbe acquistare valore, come no? Cioè non si sa. Tra l'altro queste qui per acquistare valore deve passare comunque una ventina d'anni, 10 non bastano. Io sono quel genere di persona che apro tutto, anche di videogiochi a parte Shadow of the Colossus che ho solo una copia sigillata per PlayStation 2, ma non ho comunque una copia aperta sempre per PlayStation 2. Tutto il resto l'ho aperto, non c'ho niente di sigillato a parte quella, non ho di Pokémon niente di sigillato, io ho aperto tutto perché secondo me avere due cose dello stesso oggetto, uno da tenere sigillato e uno da aprire, è uno spreco di soldi. In questo caso, ad esempio, con queste due, se ne avessi prese 4 e due le tenessi sigillate, a quel punto io avrei preso altre due Pokéball che fossero diverse, che in collezione non ho e me le apro. È giusto. Secondo me è un risparmio di soldi, ma questi sono punti di vista, ognuno fa quello che vuole con i propri soldi. Quindi, questi sono stati gli acquisti. Lo so, sono pochini, non sono tantissimi, e probabilmente da qui fino al 3 aprile saranno sempre meno per via di tutte le restrizioni che sono state imposte, ma adesso vedremo. Perché cercherò di uscire il meno possibile e di evitare i posti affollati. Ma in ogni caso la maschera per proteggermi ce l'ho perché non ho quelle di carta, ma avendo fatto un cosplay di The Division, c'ho quella proprio da 40 €. In qualche modo, se voglio uscire, potrei farlo, ecco. Mi raccomando, se il video ti è piaciuto, iscriviti al canale, lascia un mi piace o un commento, ma soprattutto seguimi su Instagram, trovi il link in descrizione come in ogni video. E noi ci vediamo al prossimo video acquisti. Spero che il video ti sia piaciuto e Digimoni passa e chiudo.